se voglio intervenire un minuto alla fase del dibattito, intervengo molto velocemente. Dagli interventi dei consiglieri giustissimi di opposizione, sembra che non sia arrivato il messaggio che l'assessore al bilancio, la giunta che ha approvato i documenti e tutto il consiglio da oggi si è esonerato a doversi confrontare sui documenti che poi verranno discussi a data da rinviarsi. Io credo che si debba chiarire questo aspetto. Non c'è nessuna fuga, non c'è nessun passo indietro, c'è soltanto il rispetto dell'organo di revisione dei conti che ha portato a conoscenza dell'ente soltanto il 17 maggio alcune osservazioni, alcune indicazioni che l'ente stesso deve essere messo in grado di valutare per rendersi conto della proposta che ha promosso. Quindi io credo che ci sia veramente un grosso equivoco che va veramente svuotato di significato. Credo che avremo modo di confrontarci su tutto quello che voi, onorevoli consiglieri di opposizione, avete appena manifestato, dimostrando di arrivare e prima. Grazie. Allora,